Forte di un'esperienza trentennale, Celestino Gaspari fonda la propria azienda agricola nella rigogliosa terra della Valpolicella, lavorando le vigne nel rispetto della biodiversità e dei tempi della natura. Un 2016 da incorniciare, assieme a tutti gli altri ricordi importanti e i numerosi riconoscimenti che fanno bella mostra di sé nel moderno salone d'ingresso dell'Azime. L'annata 2016 sono quelle annate che arrivano ogni 20 anni, perché al di là di permetterti comunque di fare un buon prodotto, ti dà anche la possibilità di raccoglierlo nel momento esatto. Qui sicuramente una delle grandi annate per la Valpolicella. Tanta energia e rinnovato slancio nel progettare anche il 2017 e rimanere protagonisti di un mercato sempre più veloce e in continua evoluzione. Manifestazioni importanti come Provine, come Vinitaly o anche semplicemente quelli che sono le fiere mercato della Federazione Vignaioli si fanno, per non parlare poi con fiere o altri testing che possiamo fare dall'Asia agli Stati Uniti eccetera eccetera. È importante capillare farlo. Poi penso che il discorso di innovarsi, di migliorare, è una cosa che è un po' come il pane quotidiano, devi assolutamente metterlo in conto, perché altrimenti no, il mondo ormai è talmente veloce e il consumatore talmente distratto che diciamo è importante far ritornare l'immagine del proprio prodotto attraverso i vari canali che abbiamo a disposizione, questo sicuramente. Passione in ciò che fa il signor Gaspari, ma soprattutto molta determinazione, tanto lavoro e un forte credo. Io parto sempre dal principio che abbiamo a disposizione una sola vita e quindi è importante poter vivere e non sopravvivere, mettersi sempre in discussione, ricercare sempre un qualche cosa di migliorativo. Se tutti cercassimo di essere un po' più protagonisti della nostra vita, penso che avremmo anche un mondo migliore.